Gli sbarchi dall'inizio dell'anno sono triplicati rispetto al 2022. Ecco l'ultimo nel pomeriggio. Altri 3 barchini sono stati soccorsi la scorsa notte. Un'80 i nuovi ingressi nell'hotspot, arrivato nei giorni scorsi ad accogliere 2.800 persone, 7 volte la capienza. Con l'arrivo del bel tempo e senza un intervento strutturale, il rischio è che i numeri aumentino ancora. I trasferimenti verso altre regioni si susseguono senza sosta. Dopo i 400 di ieri sera, stamattina altri 459 hanno lasciato l'isola. E se l'emergenza si concentra per lo più a Lampedusa, alcuni scafisti puntano anche su altri approdi. Ieri notte nel porto di Salerno la polizia ha fermato un 30enne algerino accusato di avere traghettato 20 suoi connazionali a bordo di un mercantile battente bandiera italiana. L'uomo ha già diversi precedenti in materia di immigrazione. A 15 dei 20 passeggeri è stato notificato l'atto di respingimento perché provenienti da un paese non in guerra. Potranno restare in Italia solo 2 donne e 3 minori accompagnati. Migrazioni illegali su cui il ministro dell'interno Piantedosi e l'omologo libico Trabelsi oggi si sono confrontati a margine dell'avvio dei lavori di una task force comune in materia di sicurezza e immigrazione presso la Scuola Superiore di Polizia. A Piantedosi è indirizzato anche l'appello dei promotori della campagna Ero Straniero, cui partecipano tra gli altri i Radicali Italiani e Action Aid Italia, affinché venga chiusa al più presto la procedura di regolarizzazione approvata 3 anni fa. Su 200.000 pratiche ce ne sono ancora 50.000 inevase.